che grazie al rettore e prorettore, un saluto al nostro vice direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Lizzi, e al procuratore di Vibo. Io non so che ci faccio qua, perché in un contesto così elevato non sono certo la persona più idonea a parlare di questo tema, però è un tema interessante, in qualche modo, anzi, tanto ci coinvolge anche nella nostra quotidiana attività, non solo attività professionale, ma anche attività di cittadini. E di qualche giorno fa un'intera pagina culturale del Corriere della Sera, che iniziava con Alexa Parliamo, e ci spiegava che fra poco potremmo conversare con la nostra Alexa e chiederle non solo di accendere la luce, il televisore, o di dirci che ora è, o di mettere la sveglia al posto nostro, ma anche di interloquire su quello che è il nostro modo di essere, di fare, perché l'intelligenza artificiale si sta cimentando anche in queste nuove forme tecnologiche avanzatissime. E si parlava della corsa, qual è la casa che per prima arriverà a questa nuova scoperta.